Bene, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 18 febbraio. Insomma, ci sono tante notizie, soprattutto quelle di economia che piacciono a me oggi sui giornali. So che alla gente piacciono di meno, ma ce ne sono alcune molto interessanti. Andiamo sui temi fondamentali: governo e decreto sicurezza. Le due cose sono strettamente legate, i giornali di fatto lo legano tutte e due. Partiamo dal decreto sicurezza, perché ieri doveva essere la giornata clou del decreto sicurezza. Repubblica ci ha detto: ecco il piano della Lamorgese che presenta il piano in cui si dice che si annullano le multe nei confronti delle ONG, che non si arrestano più le ONG, che ci vogliono 2 anni per ottenere la cittadinanza, che bisogna si allargano le maglie per i decreti per diciamo, gli aiuti umanitari, cioè i permessi umanitari nei confronti che si chiameranno diversamente. Insomma, una serie di norme che di fatto smontano un bel pezzo dei decreti Salvini. Questo è quello che ci ha raccontato ieri Repubblica. Oggi che cosa ci dice Repubblica? E governo eppur si muove. Poi sugli altri giornali ci rendiamo conto che questo governo non si muove moltissimo proprio sul decreto cittadinanza e su altri invece in forma polemica sembra che si muova moltissimo, ma manca ancora l'accordo. Questo è il titolo che sta facendo Repubblica oggi. Manca l'accordo perché lo leggiamo sul Messaggero: il governo è spaccato perché il Movimento 5 Stelle non vuole che ci sia l'abolizione del decreto sicurezza, sic et simpliciter. Faranno 2 disegni di legge che dovranno cambiare i decreti sicurezza, uno sui flussi migratori e l'altro sulla sicurezza, separando migrazione da sicurezza. Insomma, questa è l'idea geniale che è stata partorita ieri da Conte. Però una cosa che posso dirvi io, che qualche retroscena tira, ma un retroscena per una volta ve lo faccio io, che ieri al tavolo in cui c'erano PD, LeU, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e anche il Premier Conte, beh, insomma, a frenare sulla rottura dei decreti di sicurezza sono stati sia il ministro Fraccaro sia il Premier Conte, che su questa roba qua ci sentono fino a un certo punto, perché obiettivamente capiscono che questa roba l'hanno fatta anche loro con i loro voti. Se lo dimenticano quando devono votare autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, ma sui decreti di sicurezza hanno un po' l'idea che comunque è anche un problema per loro. Governo spaccato, quindi, è il titolo del Messaggero. Sui decreti sicurezza è forse il titolo che rende più il casino che c'è stato ieri. Ma c'è stata un'altra interpretazione, quella un po' più allarmistica, possiamo dire così, del giornale, che dice: libera immigrazione, ma imbarazzo del Movimento 5 Stelle. Cioè, che il Movimento 5 Stelle si voglia sfilare, un po' tutti i giornali l'hanno colto, ma alcuni dicono, come il giornale, che la cosa è fatta, altri sono un pochino più come possiamo dire, scettici. Decreto sicurezza. E Nordio sul Messaggero, come sempre molto interessante, dice che il cambiare ulteriormente un'altra volta questi decreti sicurezza, che peraltro ricorda come i primi decreti sicurezza furono fatti dal decreto turco, cioè della sinistra, cioè quelli che dicevano le frontiere non sono libere, ma si entra con i permessi in Italia. Beh, insomma, ricorda Nordio il costo che sociale e non solo economico che avremo nel smontare questa idea che si entra in Italia soltanto con un permesso, cosa che a me sembra talmente di buon senso che è difficile da scrivere. Legato ai decreti sicurezza c'è anche la durata di questo governo, su cui si interrogano tutti quanti i giornali. Renzi ieri nella sua newsletter dice una cosa molto semplice, facendo delle domande e dandosi delle risposte, che è la cosa che adorano i politici ed è il modo migliore per comunicare, però devo dire la verità che qualche volta ci sta. Dice Renzi nella sua newsletter: se cade il governo, niente urne, nuovo governo. Noi non ci saremo in quel governo, ma saremo all'opposizione. Però è la cosa che ormai è chiara a tutti, che prima di settembre non si può andare a votare, perché avremo il referendum assurdo su una norma che ormai sapete che ha votato il Parlamento, cioè quello che si ridurrà il numero dei parlamentari. Andremo a chiedere agli italiani se sono d'accordo. Gli italiani in grande maggioranza diranno che sono d'accordo. Io ovviamente sarò uno dell'1%, 2% degli italiani che dirà che non è d'accordo. Però questa farsa del referendum a che cosa serve? Ad allungare il brodo per cui fino a settembre non si va a votare. Ridurremo i parlamentari, ma non andremo a votare sicuramente fino a settembre, perché una volta fatto il referendum, vinto il referendum dagli italiani che diranno che è tremenda questa roba qui, beh, insomma, avremo tutto il tempo per, come si può dire, per non votare. E il governo rimane in bilico, però, titola il Corriere della Sera, che è la verità vera di questo governo. Renzi Conte, che forse è la sintesi migliore che fa, come sempre, in maniera irrituale, Franco Bechis sul tempo. Perché Renzi Conte è la cosa fondamentale del tempo? Perché dice: lo scontro finale ne resterà solo uno, perché il punto sostanziale
Italia, guardate, è sempre così. È come i ragazzini che vanno a scuola, è come le partite, di calcetto che facevamo nei campetti. Cioè, ci sono i due liderini, uno, diciamo, che si sente liderino sempre, Renzi, l'altro che si sente liderino da un paio d'anni, che non si sopportano. Si vorrebbero fare un mazzo così l'uno con l'altro, e questo scontro di personalità o scontro di, chiamatelo, di ego narcisistici, beh, insomma, è quello che potrebbe far cadere il governo, dice il Tempo. Invece la Stampa adombra una di quelle cose, me lo metto in prima pagina nel tema fondamentale dei fondi della Stampa di oggi, una cosa di cui si è parlato a lungo in queste ore, e cioè un possibile accordo tra i due Mattei, Matteo Salvini e Matteo Renzi, per fare appunto un governo istituzionale che, come sai, nasce ma non sai quando muore, e tutto per cercare di buttare a mare, Conte. Nel frattempo ci sono le regionali nei prossimi mesi, una di queste è la Campania, e sulla Campania la scelta del Movimento 5 Stelle potrebbe fare un po' di casino all'interno di questo governo, spiega il Mattino, ma anche il Messaggero, perché candidano il ministro Costa, io mi piango col ministro Costa, quello della Terra dei Fuochi, quello che ha fatto grande la sua carriera per quella roba lì, per cui ha sputtanato tutta una zona che in realtà ha dei problemi, ma una zona circoscritta, non tutta la Terra dei Fuochi, che sembra essere. Il Foglio scrisse dei pezzi mirabili su questa cosa, quando il Foglio non si occupa di politica, ogni tanto ne azzecca, e ve ne parlerò tra poco. E Costa, candidato, però è un ministro di questo governo, e lo candiderebbero contro un candidato del PD, insomma rischiano di litigare in Campania. Ma la cosa più bella è che oggi il Cerchietto viene intervistato dal Mattino e dice: ma De Luca è divisivo, De Magistris non so. Io a questo punto devo dire, è diventato come Cacciari, io pensavo fosse il coraggio Augias col Cerchietto, in realtà sta diventando il tuttologo alla Cacciari su qualsiasi cosa riguardi la politica. Loro però di politica non parlano, per carità. Il Movimento 5 Stelle in realtà, poi, secondo Emanuele Buzzi, sta cercando, perché toc toc, non dovevate cambiare tutto Movimento 5 Stelle dopo aver fatto fuori Di Maio? Veramente pensate che con Crini potete andare avanti? Beh, insomma, loro hanno un'idea, dice Emanuele Buzzi, cioè fare un consolato a guida Appendino e Di Battista. Fantastico, io non vedo l'ora di vedere il Movimento 5 Stelle a guida Di Battista e Appendino, che nel frattempo fa il sindaco, non so quanto amato, di Torino. Lo dovremo chiedere a Cerchietto, che ci può dare un giudizio su quello. Straordinario il pezzo sul reddito di cittadinanza fatto da Capone sul Foglio, perché andiamo sui numeri che sono scritti da tutti i giornali. Ieri il ministro, Catalfo, contentissimo, il reddito di cittadinanza non solo ha ridotto la povertà, ma ha trovato 40.000 posti di lavoro, grandissimo successo del reddito di cittadinanza. Intanto sono stati spesi 4 miliardi per trovare 40.000 posti di lavoro. Allora uno dice: e per ridurre la povertà? Sì, per i prossimi anni, certo, ma per il lavoro non c'entra niente. E poi uno dice: beh, ma comunque vedete, ha aiutato il PIL. Altra cazzata! 0,15% di aumento del PIL secondo tutti quanti, 0,405 il costo del reddito di cittadinanza, quindi ha reso meno di quanto costa. Però uno dice: almeno ha curato la povertà. Speriamo che lo abbia fatto, non certo nei numeri del governo, come Capone ha dimostrato nelle settimane scorse sul giornale, ma sui 40.000 e su questa idea folle, bufalesca, che siano stati creati dal reddito. Toc toc! Guardate che quelli del Foglio lo votano sto governo, gli piace, per fortuna che c'è Capone, per fortuna che c'è Meotti, per fortuna che ogni tanto questi qui ci raccontano le cazzate che raccontano questi qui. Beh, insomma, i 40.000, dice Capone, oltre il 50% dei 40.000 che hanno dato posto di lavoro, che peraltro sono pochissimi, da che cosa arrivano? Arrivano senza, in regioni in cui non ci sono i navigator, quindi non sono stati trovati, quindi non è l'uno la conseguenza dell'altro, sono semplicemente gli uffici del lavoro che hanno trovato il lavoro, come spesso avviene. Poco, purtroppo, rispetto a quanto che vorremmo, ma oggi leggervi Capone è un godimento totale. Sull'economia ci sono due cose: riunione al tesoro, dei fondi esteri, perché dicono: attenzione, se togliete le autostrade, lo scrive Roberta Moruso sul Messaggero, se togliete la concessione delle autostrade sono guai veri per il sistema italiano. E poi la notizia delle notizie, il boom che ieri sera ha deflagrato nella finanza italiana, è la mossa di Carlo Messina.
è il più bravo banchiere italiano, insieme a Massia, che è l'amministratore delegato di UbiBanca. Questi sono pensieri miei personali. Ma cosa ha fatto Messina, la banca più solida italiana, Intesa? Ieri sera ha detto che si compra la concorrente Ubi di Massia, completamente al di fuori di ogni informazione e di ogni rumor. Anzi, Massia aveva appena fatto un piano industriale per i prossimi anni, dicendo che sarebbe stata da sola, che sarebbe cresciuta, e quindi ieri è arrivata un'offerta pubblica di scambio, cioè daranno un'azione di Intesa e avranno in cambio un'azione di Ubi. Adesso i rapporti non è 1-1, ovviamente. Questa operazione valorizza Ubi il 27% in più di quello che diceva la borsa, quindi chi ha le azioni Ubi è oggi ben contento perché saliranno un botto in borsa, e fa un gruppo pazzesco perché la prima banca italiana si compra la quarta banca italiana. Insomma, un'offerta da 5 miliardi, questo è il valore di questa roba qua, che io, anche se le diplomazie finanziarie non definiscono non ostile, io definirei un'opzione non concordata nei confronti di una banca, come la chiami se non ostile, ma questo non te lo diranno oggi i giornali. Comunque, l'idea che Intesa abbia e si compri una concorrente dà all'Italia una banca della Madonna. E vediamo se poi andrà in porto, però insomma la vedo difficile che non ci vada, visto le persone in campo. Apple perde quota di mercato, no scusatemi, perde fatturato e anche produzione per il coronavirus, e l'apertura del Wall Street Journal in alto a destra, il Wall Street Journal ci spiega quanto fa male all'economia, basta andare sulla singola impresa perché non riescono a produrre iPhone e anche le vendite di iPhone sono drammaticamente calate. E l'ultima cosa che per lasciarvi sempre di buon, come possiamo dire, di buon umore dopo aver visto Quarta Repubblica ieri sera, ve la racconto, e la scrive Italia Oggi. Questi ci hanno obbligato alla fattura elettronica, va bene? Io sono anche favorevole perché per me è comoda la fattura elettronica, però Italia Oggi vi dice che alcune agenzie delle entrate territoriali, quando vogliono che voi compensate una compensazione di un credito, alcuni controlli fiscali, cosa vi chiedono? La fattura cartacea! Questo non va bene! In un paese normale, cazzo, all'agenzia delle entrate sono al nostro servizio, non noi al loro servizio. Se io ho la fattura elettronica e sono obbligato a fare la fattura elettronica e ho il software per la fattura elettronica e mi ha dato i disagi la fattura elettronica e oggi ho la fattura elettronica, se uno stronzo si permette dell'agenzia delle entrate di chiedermi la fattura cartacea, io devo andare da Presidente della Repubblica e incatenarmi. È un fatto di principio. Noi non siamo i servi dell'agenzia delle entrate. Noi non siamo i servi del burocrate di turno. Se io faccio la fattura elettronica, tu te la prendi elettronica. Chiaro? In un paese normale. Se no, siamo in un paese di comunisti. Questo mi sembra di essere. Io la trovo una cosa di banale buonsenso. Oggi Italia Oggi vi rispiega questa assurdità. Nel frattempo io vi auguro una buona giornata, ci vediamo come sempre con la zuppa di domani. Ciao a tutti.